Com'è andato questo rientro? Dai, abbastanza bene. Eravate stanchi di fare le lezioni da casa? Preferite ritornare sui banchi di scuola? Sì, un po' sì. È tutto diverso. Si ritrovano i compagni, si chiacchiera un po'. Anche se solo a metà, sì. Sì. Perché sennò sempre a casa, un po' stufa. Avevate voglia di rincontrarvi? Sì, dai, diciamo di sì. Le norme comunque si rispettano, il gel all'ingresso, distanze? Sì, sempre. Zaino in spalla e mascherina sul volto. Oggi gli alunni delle superiori sono tornati a scuola con la presenza al 70%, ma non in tutte le classi. A renderlo possibile il nuovo decreto legge riaperture, approvato dal governo, che introduce misure urgenti per la graduale ripartenza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dei contagi. Un super lavoro anche per il personale e i dirigenti scolastici che hanno dovuto organizzare da capo e ancora una volta ingressi e attività. Beh sì, ormai è da qualche tempo che stiamo vedendo, rivedendo, adeguando di volta in volta, ma in ogni caso la nostra regione, il nostro ufficio scolastico regionale ha previsto, tenendo conto dei limiti, ahimè, del trasporto pubblico locale scolastico, ha previsto una misura di rientro compresa fra il 60 e il 70 massimo di percentuale degli studenti. Quindi abbiamo deciso di incrementare la quota che avevamo al 50% fino a sabato di norma, consentendo l'ingresso a tutti gli studenti al 100% delle classi quinte. Questo, ha proseguito il preside Samuele Giombi, ci ha consentito di raggiungere un livello di presenza complessivo degli studenti dei nostri istituti di oltre il 60%. Abbiamo verificato che non tutti gli studenti di quinta, come era prevedibile, usano i mezzi pubblici, molti sono anche maggiorenni, eccetera, quindi questo ha, come dire, ha consentito di essere anche più tranquilli nel permettere a tutti loro il rientro. Fino quando dovranno rimanere aperti gli istituti? Alla fine delle lezioni è prevista del 6 giugno, sabato. Poi il governo sta immaginando un decreto che dovremmo vedere, che consentirebbe di mantenere attività nelle scuole per il periodo successivo, non è ben chiaro fino a quando, per giugno, forse anche parte di luglio, eccetera. Per noi le scuole superiori nulla di nuovo, perché noi già da sempre, dopo la fine delle lezioni, mettiamo in atto attività di recupero, i cosiddetti sportelli, i corsi di recupero però per i ragazzi che hanno avuto insufficienze, e quindi che si prolungano giugno, parte di luglio, quindi per noi nulla cambia da questo punto di vista, l'abbiamo sempre fatto da anni. Ma se da una parte c'è chi preferisce le lezioni in presenza, dall'altra c'è chi non condivide le nuove modalità della didattica. Personalmente io preferivo la modalità al 50% per il semplice motivo che dimezzavo i miei contatti, e quindi con i contagi che non accennano a cadere in questo momento, secondo me bisogna tutelare più la salute piuttosto che un mese in presenza al 100%, che, diciamocelo, non cambierebbe nulla a livello didattico, anzi secondo me, soprattutto per noi quinte che a metà maggio chiudiamo i programmi, quindi poi verremo sempre solo interrogati, quindi una cosa che si può fare anche da casa, lo abbiamo fatto per un anno e mezzo, non vedo tutta questa fretta e necessità di tornare al 100% a scuola, onestamente.